Il messaggio è che non tutte le partite vengono fuori come le prepari durante la settimana. Come ho sempre detto tante volte, ci sono gli avversari vendono cara la pelle per riuscire a fare punti in questo stadio straordinario e con questa cornice di pubblico. Noi dobbiamo essere ancora più bravi, ancora più presenti, ancora più intraprendenti nel ricercare sempre qualcosa di più positivo, qualcosa di più propositivo attraverso le giocate, attraverso il sacrificio, attraverso la sofferenza, è la cosa che noi ricerchiamo ogni giorno. I ragazzi, devo dire che si allenano bene, si allenano intensamente. In questa settimana ero straconvinto della prestazione perché si sono allenati veramente bene, così come l'altra settimana. Difficilmente ho visto un allenamento dove qualcuno si risparmia. Questo vuol dire che c'è molta partecipazione, soprattutto chi entra mette in difficoltà costantemente l'allenatore perché fa bene e vuole una maglia da titolare. È da qualche giorno che si allena molto bene, qualche giorno intendo qualche settimana, soprattutto in questa settimana. Pepe è stato molto brillante, ma è merito suo del sacrificio che mette negli allenamenti, nel pre-allenamento, nella preparazione all'allenamento. Solo così si può migliorare e si può essere professionista al massimo. Ma sicuramente, con un centrocampista in più che fa il pendolino tra la linea degli attaccanti e la linea dei centrocampisti, si riesce ad avere più consistenza in mezzo al campo, ma è anche merito dei due centrali laterali, Perlotta in questo caso e Buttaro, che sono pronti sempre ad alzarsi per andare a giocare tra le linee dentro al campo, così come gli esterni sul palo opposta. Almici è quello che lo fa benissimo, che si alza sulla mezzala opposta. Quindi in questo diciamo che i ragazzi lavorano e apprendono molto bene. È merito di tutti quando si fa bene, perché anche oggi abbiamo sofferto in alcune situazioni, che sia a tre, che sia a quattro, cambia poco. Per me, come la leggo io, è sempre una questione di testa, una questione mentale che se lavori di squadra, di gruppo, riesci a portare a casa qualcosa di buono. Noi abbiamo la nostra marcia, la nostra strada tracciata ed è la nostra, appunto, e su quella dobbiamo continuare a tracciare i passi, perché se noi pensiamo agli altri andiamo fuori strada. Invece, se siamo bravi a tenere quella linea, ad essere concentrati su quella linea partita dopo partita, già oggi è giusto che i miei ragazzi si godano la vittoria, ma da domani la testa deve essere alla Paganese e basta, perché come diceva un grande tennista, Agassi, i game si vincono punto a punto. E poi vengono i set e poi vengono i match, quindi pensiamo una cosa alla volta, anche perché non siamo bravi a pensare tante cose. Il primo io, se continuiamo a pensare una cosa alla volta, secondo me possiamo arrivare lontano.